Questo telefono lo volevo provare da tempo, ero curioso di capire come funzionava il nuovo Xiaomi Mi Note 3, la versione 3 del phablet di Xiaomi. Diciamo che è stato messo un po' in secondo piano dall'uscita del Mi Mix, perché comunque sia il Mi Note, la serie Note, è stata diciamo considerata meno perché il Mi Mix è uscito, è arrivato alla sua seconda versione, che è la versione migliorata, che tra l'altro tra un po' arriverà anche qui sul canale con la ROM europea, già la recensione, perché Wers sta testando lo Xiaomi Mi Mix 2. E quindi io adesso sono qua a raccontarvi il Mi Note 3 appena lo levate dalla scatola e appunto non installate la ROM europea dedicata ai nostri mercati. Questo è un telefono che è dedicato al mercato cinese, non ha la banda 20, non ha una ROM effettivamente italiana con la nostra lingua, che non supporta appunto i nostri paesi, però è un telefono che è possibile utilizzarlo comunque con la ROM che verrà. Sì, ma prima di dirvi tutto comunque facciamo subito partire la nostra sigla. Ebbene, se ve lo metto così potrebbe sembrare un normalissimo Xiaomi Mi 6, e in verità non lo è, perché comunque sia un telefono più grande. Le forme sono quelle, perché in effetti è uguale allo Xiaomi Mi 6 in tutto e per tutto a livello di design, ma è più grande, è un telefono che ha uno schermo da 5,5 pollici IPS Full HD, non ha il classico ha un rapporto standard, quindi un rapporto 16 noni e non 18 noni, per questo motivo qua è leggermente più largo rispetto ai telefoni più blasonati e usciti ora nel 2017, quindi mi riferisco alle LG G6 e Samsung Galaxy S8 e anche il nuovo iPhone X, se casomai qualcheduno lo comprerà mai, essendo che il prezzo è abbastanza alto. Però al di là di tutto è un telefono che mantiene la classica forma del Mi Note, dello Xiaomi Mi Note, appunto della serie Note della casa cinese. Sinceramente è un telefono che a me è piaciuto tanto, soprattutto lato batteria, paragonato appunto a quelle che sono le prestazioni, perché abbiamo uno Snapdragon 660 con 6 GB di RAM, 128 64 GB di memoria interna, abbiamo due fotocamere da 12 megapixel che sono le stesse di Xiaomi Mi 6, che non sono fotocamere da camera phone, quindi non sono comunque sia super fotocamere, fanno foto bellissime, però sono due buone fotocamere, scatta delle ottime foto. Abbiamo per esempio l'audio che è stereo, quindi esce sia dalla capsula auricolare sia dallo speaker. Abbiamo un ottimo corpo in metallo con una bellissima finitura in vetro, come appunto ha lo Xiaomi Mi 6. Purtroppo manca il jack delle cuffie, e questa è una grave mancanza, almeno per me, perché il jack delle cuffie secondo me ci vuole, però a parte tutto non c'è e quindi ce ne faremo una ragione. Per quanto riguarda invece il sensore di sblocco, è molto veloce e a volte però ho trovato che con questa ROM, vi ripeto, non è la ROM italiana e ottimizzata appunto per la MIUI 9 eccetera eccetera, non è appunto una MIUI 9, ha ancora dei piccoli bug, è la ROM cinese, però a volte ho notato che il sensore parte e non funziona più, ma mi sblocca semplicemente, mi accende il telefono ma non me lo sblocca, non mi prende il dito. Per quanto riguarda lo schermo, è un buono schermo, a volte ha dei problemi per quanto riguarda il touch, ma secondo me è più un problema software, sempre legato al software non ottimizzato e comunque sia non completo, mentre ovviamente il rapporto schermo dimensioni è sicuramente inferiore rispetto al Mi Mix 2, però è comunque sia, ha delle ottime cornici, non si notano lateralmente, si notano il giusto, ha i due cornicioni frontali, però quello è inevitabile comunque sia. E poi abbiamo questo trattamento oleofobico molto molto forte, quindi non trattiene tanto le ditate sul fronte. Sul retro invece abbiamo il problema che ovviamente è un po', non tantissimo come altri telefoni, però un po' trattiene le impronte digitali. Secondo me è
meglio però del Mi 6, perché il Mi 6 comunque non è così tanto oleofobico. Bene, ma in sostanza come va questo telefono? È un telefono che sicuramente va molto bene provandolo già con la ROM cinese, quindi figuratevi poi con una MIUI 9 o eventualmente una ROM ottimizzata, anche una custom ROM che sicuramente poi uscirà. Sinceramente vi ripeto, lo Snapdragon 660, le 6 giga di RAM, l'Adreno 500, non mi ricordo cosa, l'Adreno 510, insomma abbinati tutti quanti insieme lavorano molto molto bene. Sinceramente mi sarei aspettato un processore più potente, perché la serie Mi Note comunque è sempre stata una serie di alta gamma. Quest'anno hanno voluto puntare sul Mi Mix 2 a livello di specifiche tecniche e non hanno comunque sia fatto grandi cose a livello di hardware nel Mi Note 3, però questo non è un male, perché lo Snapdragon 660 è un ottimo processore, non consuma niente, fa girare molto bene il telefono. Questo è un ottimo telefono per chi cerca uno schermo grande, ben definito, un telefono solido, un telefono veramente che ha le palle, lo possiamo dire, perché comunque sia si presenta con un hardware di fascia non alta, diciamo un pochino più bassa della fascia alta, però mantiene sempre delle prestazioni ottime. Ebbene sì, comunque si assomigliano veramente tanto lo Xiaomi Mi 6 e lo Xiaomi Mi Note 3. Purtroppo però per questa recensione diciamo finiamo qua, non vi posso dire altro perché comunque sia il software è sempre il solito e purtroppo abbiamo anche un software che non è completo. Io l'ho provato con la versione cinese, questo perché non avevo il tempo per installare la ROM in italiano e nemmeno la MIUI 9, quella appena uscita qualche giorno fa, perché è il telefono che ci ha mandato l'utente del gruppo Telegram che ci segue da sempre e che ci ha dato l'opportunità, e io ringrazio tantissimo per questo, di provare questo telefono. Non sono riuscito a installarci la ROM in italiano, la MIUI 9, perché poi dovrò rendere, perciò diciamo che questa rimane una recensione un po' a metà. Sinceramente a me è piaciuto anche così con la ROM in cinese, vi posso assicurare che è un telefono molto valido nonostante abbia ancora un software non per le nostre nazioni, non per il nostro continente, in una lingua che appunto è l'inglese o il cinese, perciò diciamo che nonostante abbia un software non completo mi è piaciuto comunque. Le notifiche arrivavano, le notifiche sono arrivate grazie a dei piccoli accorgimenti, però vi posso assicurare che ne vale la pena. Sì, specialmente se appunto andiamo a installarci la versione italiana della MIUI. Se avete poi delle domande o se volete chiedermi qualcosa più nello specifico, fatelo pure qua sotto nel box dei commenti. Mi raccomando, non vi perdete la recensione del Mi Mix 2, dello Xiaomi Mi Mix 2, che tra un po' arriverà sul canale, che Guers porterà qua sul canale, e sarà interessante capire quali sono le differenze tra l'uno e l'altro. Mi raccomando, schiacciate un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e come al solito noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!